Cari amici di Udinese TV, ben ritrovati in nuova puntata di FVG Motori, il nostro magazine che parla del motorsport e dei piloti nella nostra regione, dei piloti e dei navigatori impegnati fuori dal nostro territorio. Comincia la stagione nel weekend alle porte per molte discipline, sia a livello regionale, sia a livello triveneto, sia a livello nazionale. Scopriremo quali sono, commenteremo i risultati di un friulano impegnato al Rally dell'Elba, prima tappa del campionato italiano WRC, di cui fa parte il rally del Friuli Venezia Giulia e poi ci avvicineremo verso il rally di Piancavallo che si tiene a inizio del mese prossimo. Partiamo però da cosa succederà nel weekend. Inizia tra gli altri il campionato regionale di motocross. Vediamo. La stagione regionale del motocross è pronta a partire. L'annata comincia domenica 25 aprile da Cordenons, dove va in scena la prima prova del campionato del Friuli Venezia Giulia, organizzata in questo caso dal Motoclub Fanna. La specialità arriva da un 2020 in cui, seppur in forma ridotta, nonostante i problemi legati alla pandemia, è riuscita a imbastire un trofeo con tre prove. Anche da quella base si riprende a gareggiare, forti dall'esperienza di organizzare prove a porte chiuse, sarà così anche per ora, e seguendo un protocollo ben preciso. La serie del 2001, salvo sorprese, sarà completa e sarà strutturata in maniera diversa a seconda della categoria. Sarà composta da 7 round per le categorie 65-85, vale a dire mini cross, e 125 junior e senior, da 6 per le classi MX1 ed MX2, Elite, Fast, Expert, Rider e Challenge, da 5 per i veteran, super veteran e master della classe MX Open, da 4 per il femminile e da 3 per l'epoca. Storiche e Starcross sono le classiche. L'unica prova a cui a tutte le categorie prenderanno parte sarà quella di Bannia, che si terrà il 3 e 4 luglio prossimi. Per quanto concerne la gara di motocross, la prova sarà valida ai fini del campionato per i mini cross, i 125, gli MX1 ed MX2 e i veteran. Tra i sicuri protagonisti dell'evento e in generale anche del 2021 della disciplina, ci saranno Michele Sicco e Ronny Dadalt, rispettivamente in forza al Motoclub Banzano e Polcenigo, campioni uscenti tra gli MX2 e gli MX1. Da non dimenticare anche Francesco Ross del Romance, che passa tra i senior 125 dopo aver vinto il titolo nel 2020 tra gli junior. I crossisti, dopo la prova in provincia di Pordenone, torneranno in gara il 9 maggio, quando sarà l'impianto di Gonars a ospitare il secondo round del campionato. Rientriamo in studio, la specialità, come abbiamo sentito, è pronta a ripartire. Vediamo proprio la grafica che riassume quello che abbiamo detto nel servizio. In quali tappe si esibiranno le categorie? Come si vede, Bannia è l'unica che vedrà impegnate tutte le classi, quindi dal mini cross all'epoca. Un'annata che, appunto, come si vede, si chiude il 24 ottobre con la prova di San Stino dopo Gonars del 9 maggio, come abbiamo chiuso il precedente servizio, si prosegue a Candeva il 6 giugno, Bannia 3-4 luglio, a Crespano, che vale anche per i campionati Triveneto il 5 settembre, poi Ronchi il 29 agosto, poi appunto la chiusura di San Stino. E andiamo quindi a analizzare l'annata con il delegato regionale del motocross della FMI, vale a dire Christian De Salvador. È tornato a trovarci Christian De Salvador, delegato regionale, come abbiamo detto, della disciplina del motocross per la Federmoto. Christian, ben ritrovato intanto. Ben ritrovato a te Alberto e ciao a tutti quanti gli appassionati di motori. Allora, si ricomincia, la serie regionale riparte, domenica Cordenons, tappa peraltro anche di casa, visto che sei della provincia di Pordenone, tu, ma ci siamo, è tutto pronto, giusto, Christian? Sì, certamente, tutto pronto, la gara quasi di casa anche per me, diciamo, è qui vicina, un quarto d'ora di strada. E sì, è tutto pronto, i piloti si stanno iscrivendo, qualche giorno ancora di tempo per iscriversi e poi si parte di gran gusto. Che campionato sarà? Dovrebbe essere,
incrociamo le dita, salvo sorprese, dovrebbe disputarsi nella sua completezza e non più la serie ridotta dell'anno scorso, e già questo è il primo punto da cui ripartire. Sì, certo, partiamo con un campionato che non è stato semplice organizzare, perché organizzare campionati così tra chiamate, telefonate, videoconferenze non è facile, soprattutto per chi ha passione. Di solito il contatto fisico è la cosa più immediata per poter organizzare le cose. Partiamo con una stagione, con un campionato completo, che distribuirà le varie categorie nelle varie prove, e quindi cerchiamo di dare spazio a tutti. Per quanto riguarda 7 prove, le disputeranno solo alcune classi, fino a scendere a 3. Anche questa divisione, perché è stata fatta? Almeno anche per chi non si intende di motocross, spieghiamolo in modo tale che possa essere chiaro. Assolutamente sì, cerchiamo di spiegare. Allora, è stata fatta questa suddivisione delle categorie nelle date delle gare, perché semplicemente abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo fatto un grosso sforzo organizzativo, tutti quanti, dai motoclub agli organizzatori al personale, a tutti gli enti che lavorano, per poter far correre tutti quanti nella stessa giornata. Però ci siamo accorti che l'impegno era veramente improponibile, perché insomma bastava un lieve ritardo, qualcosa, e sballava praticamente tutto il programma di gara. Noi cerchiamo di dare lo spazio a tutti quanti, in modo che tutti abbiano la possibilità di correre, che anche se dovesse purtroppo accadere magari qualche piccolo intrattempo, diciamo, qualche piccolo problema, insomma, riusciamo a recuperarlo senza dover accorciare le manche o evitare magari anche le giuste pause che servono anche al personale di servizio, insomma. L'unica prova completa invece che vedrà tutte le categorie sarà quella di Bannia del 3-4 luglio, quindi per quella prova sarà uno sforzo organizzativo comunque importante. Sì, la formula lì è collaudata, perché è organizzata dal Motoclub Bannia. Si svolge la gara su 2 giorni, quindi dal sabato pomeriggio e tutta la domenica. E lì il Motoclub Bannia ha una capacità organizzativa nel proprio impianto, essendo anche proprio l'impianto di casa per loro, proprio di casa, quindi loro hanno una capacità organizzativa maggiore e soprattutto svolgono la gara su 2 giorni, quindi su 2 giorni è possibile fare correre tutte le categorie. Cosa ti aspetti invece, arrivando proprio alla gara di domenica, anche dall'apertura di domenica? Iscritti ce ne saranno, e anche per una serie appunto che ritorna. Quali sono le tue aspettative legate all'inizio del campionato? Beh, l'inizio del campionato, allora, le iscrizioni sono già aperte da qualche giorno, e abbiamo delle buone risposte come partecipazione da parte dei piloti. Abbiamo una maggiore partecipazione per quanto riguarda le categorie, diciamo, tra virgolette, un po' più basse. Questo cosa vuol dire? Che ci sono tanti appassionati che si sono approcciati quest'anno con le gare. Ovviamente c'è anche qualche endurista che noi ospitiamo sempre volentieri, perché purtroppo i campionati regionali, triveneti di enduro, partono un po' più in avanti con la stagione, e quindi magari c'è chi approfitta per venire a fare qualche gara di cross per tenersi in allenamento e queste cose qui. Quindi abbiamo un nutrito numero di partecipanti tra le categorie più basse, diciamo, però abbiamo un discreto numero anche su quelle più alte, quindi sicuramente sarà un bello spettacolo per tutti quanti. Cristian, per chiudere, sei stato confermato come delegato regionale del motocross anche per il prossimo quadriennio olimpico. Ricordiamo che appunto c'è un nuovo presidente, Mario Volpe, che ha sostituito il precedente Daniele Bergamasco. Cosa significa anche per te questa conferma, e cosa intendi fare nei tuoi 4 anni di lavoro, perché questi saranno nuovamente nella tua posizione? Diciamo che per me significa un bel impegno, e sono contento che il nuovo presidente Mario Volpe abbia creduto in me e creda in me. Spesso
mi dice grazie per quello che faccio e mi fa piacere e mi rendo orgoglioso. Per i prossimi 4 anni cosa vogliamo? Vogliamo cercare di rendere più autosufficienti le gare in modo che non sia proprio strettamente legato al numero di partecipanti la funzione di una gara, ma soprattutto la gara possa stare in piedi anche tra virgolette, dove ci sono anche un po' meno partecipanti. E il mio obiettivo potrebbe essere quello di cercare di suddividere un po', magari in alcune giornate di gara mantenere le classi del motocross, in alcune le classi del minicross, dell'epoca, del femminile, in modo da dare un campionato completo a tutti quanti, perché al momento qualche campionato ha qualche gara in meno. Vorrei portare ad avere tutti quanti i campionati con lo stesso numero di gare e questo sarà il mio obiettivo, diciamo. Con me in aiuto ho anche la commissione motocross, comunque che è formata da alcuni piloti, da alcuni organizzatori e adesso subirà anche dei nuovi innesti con il nuovo ciclo. Grazie di essere stato con noi, di averci spiegato cosa ci aspetterà nel 2021 a livello di motocross in Friuli Venezia Giulia e in bocca al lupo per l'inizio della stagione. Grazie mille Alberto e in bocca al lupo a tutti i piloti e a tutti gli organizzatori. Grazie mille. Proseguiamo dal motocross, andiamo allo Speedway. Scatta questo weekend il campionato italiano di specialità e lo fa come sempre da Terenzano. Sentiamo. È tutto pronto per la partenza del campionato italiano di Speedway. Sabato 24 e domenica 25 si disputeranno nell'anello di Terenzano le prime due prove della serie, interamente ospitata dall'impianto friulano grazie al Motoclub Olimpia per il terzo anno di fila, data l'indisponibilità della struttura di Lonigo. Nel fine settimana alle porte, a ogni modo, avrebbe dovuto disputarsi in Friuli la prima prova del GP mondiale di Speedway, che tuttavia è stata annullata vista la situazione legata alla pandemia. Un po' di rammarico c'è tra i piloti appassionati del Motoclub Olimpia, ma almeno c'è la certezza di poter disputare il trofeo tricolore che parte appunto nel weekend. La serie si articolerà su 9 tappe. Dopo i 2 round del weekend, a maggio, domenica 9, va in scena la terza prova. Si torna in pista sabato 17 e domenica 18 luglio con la quarta e quinta tappa. Dopo la pausa estiva, il gran finale di settembre, quando sono in programma le ultime uscite. Il fine settimana dell'11 e del 12 settembre si corrono il sesto e il settimo round. Il weekend del 25-26, l'ottavo e il nono. Il pilota da battere sarà ancora una volta l'italo-argentino Nicolas Covatti, tesserato nuovamente per il Motoclub Olimpia, 2 volte campione in carica. Nella sua bacheca, ricordiamo, vanta 5 scudetti. Il suo principale sfidante sarà nuovamente il compagno di squadra, Michele Paco Castagna, tricolore nel 2017 e nel 2018, che conta di rifarsi e di ritornare in cima al gradino più alto del podio. Entrambi, ricordiamo, vestono anche la maglia azzurra. Outsider di lusso invece sarà Mattia Lenarduzzi, promettente triestino del Motoclub Olimpia, ormai da tempo nei quartieri alti della classifica, che proverà appunto a recitare il ruolo di guastafeste nella lotta al tricolore. Andiamo avanti, mantenendo però sempre il nostro focus sull'enduro, spostiamoci però di palcoscenico, andiamo su quello nazionale, perché nel fine settimana torna una serie che è già partita, anzi è stata la prima a essere partita nel corso del 2021, il campionato nazionale, quarta e quinta tappa in Umbria. Vediamo chi ci sarà dei piloti friulani e dei piloti tesserati per i motoclub friulani e con quali obiettivi gareggeranno. Sabato 24 e domenica 25 tornano i campionati italiani di enduro. Piediluco, in provincia di Terni, ospiterà la quarta e la quinta tappa della rassegna, che vedrà al via alcuni piloti friulani. Il più agguerrito sarà sicuramente Lorenzo Macorito, leader della classifica riservata alle moto due e mezzo, due tempi, sulla sua TM. Il portacolori del Motoclub Manzano, classe 1999, si presenta al via dopo aver vinto tutti e 3 i round della serie disputati sinora. È il favorito nel suo gruppo e vuole mettere la prima ipoteca sul titolo. Forte di un'ottima condizione di forma, proverà inoltre a conquistare nuovamente un piazzamento sul podio assoluto. A Custonaci, nel corso dell'ultima tappa, aveva chiuso infatti al terzo posto. Per la prima volta aveva chiuso tra i primi 3 di una serie tricolore.
A sfidarlo in classe B ci sarà il pordenonese di Aviano Maurizio Micheluz, ancora non al meglio dopo un infortunio, il centauro dello Squarna, secondo nella classifica tra le moto 2,5 due tempi, vuole provare a fermare il dominio dell'amico rivale. In gara in Umbria anche Riccardo Fabris, portacolori del Motoclub Manzano, leader della classifica IAUF. Su Fantic Motor, il Centauro classe 2003 partirà con 4 punti di vantaggio su quel Gabriele Pasinetti con cui combatte anche nel campionato italiano Under 23. A Custonaci, Fabris ha vinto sia la prima sia la seconda tappa della corsa. Ora vuole ripetersi per consolidare il proprio primato. Per quanto concerne la prova di Piedilucco, la gara di sabato sarà caratterizzata da 3 prove speciali da ripetere 4 volte. Un extreme da 1,5, una cross da 3,5 e un enduro da 5,5. Stesso giro alla domenica, ma da ripetere 3 volte. Proseguiamo con la nostra puntata, passiamo dal mondo delle due ruote a quello delle quattro ruote. È iniziata la stagione del campionato italiano VRC con il rally dell'Elba. C'era Luca Rossetti che ha iniziato con un secondo posto, il pilota pordenonese classe 1976 a bordo di una Hyundai i20 R5 ha chiuso alle spalle di Luca Pedersoli la prova isolana valida come tappa d'apertura del campionato italiano VRC, navigato da Manuel Fenoli, l'ex campione italiano di specialità, ha pagato 9 secondi e 6 al rivale che con Anna Tomasi ha corso con la Citroen C4 VRC, un'auto più potente rispetto alla vettura coreana portata in gara dal friulano. Rox ha completato le 5 prove speciali in 54 minuti e 40 secondi, non potendo andare all'attacco sul sesto e ultimo tratto cronometrato, perone, perché annullato da parte degli organizzatori. Dall'inizio alla fine della gara il pordenonese ha occupato il secondo posto e ha portato a casa buoni punti in ottica campionato, che proverà comunque a vincere con la sua i20 R5 dopo averlo sfiorato nel 2021. Il successo generale, la serie torna il 23 maggio con il rally del Salento. Al campionato, ricordiamo, appartiene anche il rally del Friuli Venezia Giulia, organizzato dalla squadra di Giorgio Croce, che si correrà il prossimo 22 agosto, in anticipo rispetto al solito, perché ricordiamo si tiene solitamente l'ultimo fine settimana di agosto. Questa volta sarà il terzo, mentre rivediamo Luca Rossetti dalle immagini ACI impegnate nella prova isolana. Invece in programma venerdì 23 e sabato 24 aprile la terza prova del campionato italiano cross country ed SSV. La serie dopo le tappe in Friuli e in Sardegna si sposta nelle Marche, dove va in scena al Bahia Rally Adriatico, gara che sia affianca al Rally Adriatico, primo round del trofeo tricolore terra di rally. Tre filoni al via il copilota pordenonese Mauro Toffoli, che assieme a Lorenzo Codecalcio Suzuki New Gran Vitara ufficiale di gruppo 1 va a caccia del primo acuto nel 2021. La coppia si è classificata seconda all'Italian Bahia 2020 Artunia Race e terza al Bahia Vermentino per quanto riguarda la graduatoria della serie nazionale. Seconda in classifica quota 66 andrà all'attacco della coppia Alfano Rossi, primi con 80 punti su Suzuki New Gran Vitara di gruppo T2. Sulla stessa vettura dei leader tricolori impegnato anche il copilota friulano Francesco Facile al fianco di Mauro Cantarello. Il duo si trova a secondo posto in T2. In gara tra gli SSV anche il navigatore di Pordenone Mirko Brun con Amerigo Ventura, che dopo il successo all'Italia Bahia ha perso la vetta di campionato dopo la sfortunata prova in Sardegna. Puntano a conquistarla di nuovo e a soli 4 punti con il loro Yamaha YXZ1000R, stesso veicolo di Roberto Marzocco, navigatore pordenonese, che corre al fianco di Nicolò Algarotti per difendere la leadership di classe T3. E andiamo avanti perché si avvicina il rally Piancavallo, come avevamo detto, primo 2 maggio la prova organizzata dalla Knife Race che apre il campionato italiano IRC. Ci sono delle novità, scopriamole. Nemmeno ai tempi del massimo coefficiente per il campionato europeo si erano immaginati di passare nel centro abitato di qualcuno dei paesi accarezzati dalla corsa. Quest'anno invece nella terza edizione appaltata a Knife Racing dall'Automobile Club Pordenone, gli organizzatori, in accordo con il comune di Clauzetto, stanno preparando un autentico coup de théâtre con il passaggio del rally Piancavallo in mezzo alle case del balcone del Friuli. Sarà uno spettacolo per pochi intimi, ovvero residenti addetti ai lavori, considerato il divieto per il pubblico di seguire la gara determinato dall'emergenza Covid. Servirà come esperimento in chiave futura, quando con il ritorno alla normalità anche gli appassionati di derapate
e contro sterzo potranno ricominciare a migrare tra le varie prove speciali. Se il sindaco Flavio Del Missier tiene a precisare che il rally Piancavallo è un patrimonio del territorio, occasione di visibilità per far vedere quanto sono belli e incantevoli i luoghi della nostra pedemontana, d'altro canto Stefano Lovisa, presidente di Knife Racing, sottolinea di dover ringraziare l'amministrazione comunale di Clauzzetto e la sua cittadinanza per una grande prova di disponibilità. Da parte nostra, ha continuato, faremo il massimo perché tutto si svolga in sicurezza, sia durante le ricognizioni sul percorso, sia domenica 2 maggio, quando le auto sfrecceranno in prova speciale nei tre passaggi in tabella, con start del primo concorrente alle 8.51, 13.29 e 16.20. Ovviamente sono state previste delle apposite finestre di transito per consentire gli spostamenti ai residenti. Si avvicina il Rally Piancavallo, un programma come abbiamo detto il primo weekend di maggio. Si sono aperte le iscrizioni alla Verzenis Sella Chianzutana, che invece va a chiudere il mese di maggio disputandosi l'ultimo fine settimana del mese. Sentiamo. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per prendere parte alla 51esima edizione della Verzenis Sella Chianzutana, storica cronoscalata del Friuli Venezia Giulia, che torna dopo un anno di pausa forzata. Nel 2020 infatti la gara non si era disputata a causa della pandemia. Si tratta di un gradito ritorno nel panorama regionale del motorsport, ma non solo. Organizzata dalla SD F4Run, la manifestazione in programma dal 28 al 30 maggio e farà parte del campionato italiano velocità in montagna, del trofeo italiano velocità della montagna e del campionato del Friuli Venezia Giulia. Con le attuali norme la corsa si svolgerà a porte chiuse. Il percorso sarà anche nel 2021 fedele alla tradizione. Si svilupperà lungo i consueti 5,640 metri che partono dalla riva del lago di Verzenis e raggiungono Sella Chianzutana. La pendenza è del 7,2% per un dislivello pari a 396 metri. Lo start è fissato a 500 metri con l'arrivo a 896 metri. Una delle novità legata alla 51esima edizione è caratterizzata dalla zona in cui sarà allestito il paddock, che sarà concentrato soltanto in due aree, vale a dire l'area artigianale di Verzenis e da quest'anno il campo sportivo. In questo senso è stata fondamentale la collaborazione offerta da parte del comune di Verzenis, dal sindaco Andrea Paschini e dalla sua giunta. La cronoscalata inizierà alle 9.30 di sabato 29 maggio con la partenza della prima manche di prova. Il secondo giro scatterà dopo il termine del primo round. L'indomani è in calendario la gara, la prima manche prenderà il via alle 9, la successiva una volta che è scesa dalla sella l'ultima vettura. A vincere l'edizione del 2019 della gara è stato Danny Zardo, su norma M20 FC Zytec, gommata Pirelli di gruppo E2SC. Il pilota veneto aveva già trionfato nella Conca Tolmezzina nel 2014. Siamo in chiusura, la puntata di FVG Motori sta per terminare, ricordiamo però il successo ottenuto da parte di Maurizio Micheluz nel corso del precedente fine settimana. L'endurista di Aviano ha vinto per quanto riguarda la prima prova del campionato europeo enduro che si è disputata a Colle di Tora, la classe 2,5 due tempi su Squarna, si è imposto sia nella prima sia nella seconda tappa. E ricordiamo anche che nel fine settimana alle porte si apre il campionato italiano di trial da Madonna della Guardia con Giacomo Brunisso al via la promessa friulana della specialità. Camera car per salutarvi, saliamo a bordo dell'Audi 4, una vettura storica, dove a fianco di Zippo c'è il navigatore di Cividale, Denis Piceno. I due hanno ottenuto il quarto posto assoluto e il primo del raggruppamento D4 al Rally di Sanremo. Proprio dal Rally di Sanremo è tratta il nostro minuto dalla PS6 Colle Doggia. Per questa puntata è tutto, ci rivediamo sempre qui mercoledì prossimo per una nuova puntata di FVG Motori. Per a sinistra 4, doppia, 30. Destra 2, su dosso, lunga, tieni. Per a sinistra 2, chiude. Per a sinistra 4, 30. Destra 4, chiude, doppia, tieni. Per a sinistra 4, 30, destra 3, chiude, tieni, per sinistra, destra 4, doppia, tieni.
in sinistra 3, chiude, apre, 150, serie meno, sfiora, sinistra 4, allarga, in sinistra 3, allarga, in sinistra 3, chiude 2, tieni, per destra 3, chiude, apre, 100, destra 5, 50, anticipa, sinistra 2, tieni, 30, destra 4, tieni, subito tornante sinistro, 30, sinistra 3, chiude 2, tieni,